Sono letteralmente sconvolto. Sconvolto, ma per una volta in positivo. Perché la serie Netflix di The Witcher sembra una serie degna di questo nome. Allora, in queste ore è uscito il teaser, che poi è un bel teaser, perché è un minuto abbondante di scene doppiate in italiano, per cui c'è stato anche modo di sentire l'atmosfera generale. E devo dire che mi ha lasciato un po' stupito, parecchio stupito, perché allora. Partiamo da lontano. Netflix negli ultimi mesi, nell'ultimo annetto e mezzo, non ha proposto produzioni di chissà quale livello, salvo qualche rara eccezione. Diciamo che i contenuti originali Netflix non hanno mai brillato per profondità narrativa, per intensità dell'atmosfera, per qualità generale. Cioè, si percepiva che fossero chiaramente delle produzioni a budget moderato, ecco, non dico basso budget, ma budget moderato. Tante occasioni l'originale Netflix ha fatto rima con produzioni un po' mediocre. E onestamente avevo il terrore che The Witcher facesse la stessa fine. Inevitabilmente, per quanto fosse una serie amata, popolare, eccetera, il timore c'era. In realtà, con questo teaser, la percezione è completamente cambiata e anzi sembra che The Witcher possa essere magari un nuovo inizio per gli originali Netflix, di stampo videoludico soprattutto, perché rappresenta un esperimento molto interessante in ottica cross mediale, cioè è l'anello di congiunzione fra il mondo dei videogiochi e quello delle serie TV. Inevitabilmente verrà visto così e se dovesse aver successo, cosa che tutti ci auguriamo, potrebbe veramente dare inizio a qualcosa di importante. A livello generale, non solamente per quanto riguarda Netflix, ma per quanto riguarda il mondo dei videogiochi in assoluto. Cioè, potremmo ritrovarci di fronte a un contesto che finalmente dà la giusta importanza, il giusto riconoscimento a un mondo che troppo spesso viene bersagliato e basta. Per cui ben vengano produzioni come questa e ben vengano così, perché ripeto, da quel minuto e mezzo che vi linko magari in descrizione così ve lo guardate. Emerge chiaramente una produzione curata da un punto di vista di sceneggiatura, cioè in alcuni momenti sembrava il Trono di Spade di quando ancora era bello. Gli attori sono di prima fascia, soprattutto il protagonista, insomma, e in generale la sensazione è che si respiri veramente quell'atmosfera tipica della serie, portata, trasposta in maniera veramente fedele e in maniera veramente convincente, che era la cosa che mi preoccupava di più, perché comunque, cioè, The Witcher per me è una serie sacra, lo sapete. Avevo il terrore che potesse essere scimmiottata, ridicolizzata, banalizzata, resa un po' patetica e ridicola per, non lo so, quasi per il desiderio di renderla più appetibile al pubblico delle serie TV. E invece sembra che abbiano fatto una cosa coerente con il materiale di base. Quindi io adesso, vabbè, non voglio di niente perché più di quanto già non abbia detto, perché per pura scaramanzia. Però uscita entro quest'anno a quanto pare, però appunto aspetto con ansia l'uscita, che spero sia imminente, spero che arrivi il prima possibile perché me devo levare il dubbio, perché potrebbe veramente essere una sorpresa unica e mi auguro lo possa essere. Per cui fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se l'avete visto, dategli un'occhiata, poi magari tornate e lasciate un commento in modo tale che se ne possa parlare un po', perché voglio vedere se sono io che sono un po' più di parte, magari essendo un amante della serie, se mi sono lasciato un po' trascinare dall'entusiasmo, se effettivamente la maggior parte di noi condivide la stessa visione della produzione, che ripeto, sembrerebbe essere distantissima dai tipici originali Netflix, ma distantissima. Per quanto il livello si stia alzando negli ultimi tempi, ma io ricordo un periodo in cui l'originale Netflix faceva rima con cose che non si possono dire. Per cui fatemi sapere e noi ci vediamo. Alla prossima!